a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Lo so, stiamo cominciando abbastanza in ritardo, ma d'altronde alcune condizioni ci portano a fare questo. Portate pazienza, sarà meglio un'altra volta. Allora, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è carriera postale 53 Marostica Vicenza. Nella trasmissione di oggi parleremo essenzialmente di un libro che è Religione e Vita Civile di Vittorio Possenti, ma ne parleremo molto molto male chiaramente, perché Vittorio Possenti è ordinario di filosofia politica presso l'Università di Venezia, è autore di circa 20 volumi, alcuni dei quali tradotti in varie lingue, nel campo della politica, della metafisica e dell'etica. Fra i suoi scritti più significativi, La buona società sulla ricostruzione della filosofia politica, Le società liberali al bivio, Razionalismo critico e metafisica, Dio e il male, Approssimazione dell'essere, eccetera. Questo personaggio è chiaramente un cattolico, è il libro che andiamo a analizzare, Religione e Vita Civile, ed è edito da Armando Editore. Perché prendo questo libro? Perché è un docente di filosofia che insegna queste cose e che è bene affrontarli, insomma. Prima però di questo serve anche il discorso che abbiamo iniziato oggi pomeriggio con quel personaggio che, secondo lui, torturare per 8 anni una persona, cosa volete che sia? È solo una cazzata, è solo una sciocchezza, ed è giusto che le persone vengano torturate per 8 anni, perché la Santa Madre Chiesa ha il diritto di torturare le persone. Per cui quel signore deve vergognarsi, ma non è che deve vergognarsi solo per quello che ha detto, ma per la sua impostazione morale e per il suo modo di guardare il mondo e la vita. E il mondo, guardare il mondo e la vita che noi promulghiamo come pagani politeisti e come apprendisti stregoni, è quello invece che la vita divenga in sé e per sé e costruisca se stessa, e nessun figlio di puttana, pezzo di merda, va a dire alla vita cosa la vita deve o non deve fare. E questo deve essere chiaro, perché, se volete, uso anche un linguaggio ancora più pesante per farvi capire che non è accettabile che qualcuno si ritenga il padrone della vita e in diritto di chiedere alla vita di prostrarsi davanti a lui. Cioè, questa è la più grande infamità che si possa accettare. Per far capire come questa infamità sia la base di tutto il cristianesimo e di tutti quelli che sono i comportamenti cristiani, vi prendo il libro del cristianesimo di Karl-Heinz Drexler, ed è il terzo volume, esattamente il capitolo è la pagina 284. Vi ricordo che questi sono editi da Ariele e fra poco sarà edito anche il quarto volume, speriamo. E il capitolo è: solo disprezzando le sacre scritture di Dio si occupano di geometria. Malfamata per i cristiani era perfino la matematica. Ancora nel IV secolo non si voleva accogliere come vescovo Eusebio in Emesa, perché costui si dedicava a studi matematici. Geometria e scienza fini sono guardate addirittura come occupazioni empie e sospette. E poi andiamo a meravigliarci se sti figli di puttana vanno a condannare Galilei? Lo storiografo ecclesiastico Eusebio attacca gli eretici in questi termini, nutrendo disprezzo per le sacre scritture di Dio. Costoro si occupano di geometria, sono infatti uomini di questo mondo, parlano linguaggi terreni e non conoscono quello che viene dall'alto dei cieli. Studiano con passione la geometria di Euclide, ammirano Aristotele e Teofrasto. Da alcuni Galeno viene forse fatto oggetto di venerazione. Dovrei ancora osservare esplicitamente come coloro che utilizzano la scienza dei miscredenti per provare la loro eresia, alterando così la fede ingenua delle divine scritture con la perfidia degli empi, non abbiano nulla a che vedere con la fede. In tal modo costoro hanno messo sfrontatamente le mani sugli scritti divini, dando ad intendere di averle migliorate. Bersaglio di speciali anatemi da parte della teologia cristiana divenne presto la scienza della natura. Questo avrà ripercussioni per lungo tempo,
anche con Camilleri, se quello che questo radioascoltatore ha detto è vero. Questo avrà ripercussioni per lungo tempo e finirà per spingere anche i ricercatori naturalisti sul patibolo. In Occidente le scienze naturali e altrettanto significativamente la storia, infatti Orosio, che scrive un libro di storia, fa veramente schifo, ma fa veramente da vomitare, tante puttanate, tante stronzate va scrivendo, non verranno trattate nel normale insegnamento scolastico. Persino nelle università esse si imporranno come discipline autonome solo a partire dal 700, dal 1700. Ma già nella tarda antichità è evidente presso tutti i popoli, ad eccezione tutt'al più della Mesopotamia, una forte decadenza della medicina ed una non meno forte predilezione per l'occulto. Ricordiamo che il cristianesimo è superstizione. Il patriarca Severo di Antiochia, per esempio, oppure Eznik di Kolb, insistono sull'esistenza dei diavoli nell'uomo, respingendo ogni tentativo di una spiegazione naturale da parte di medici. Già l'apologeta Taziano, allievo del santo Giustino, condanna la scienza medica riconducendola all'influsso di maligni spiriti. E visto che sono santi, non andate dal medico, andate dall'esorcista, così vedete cosa significano le malattie che avete e con quanta sofferenza le persone hanno ricostruito la medicina, nonostante la ferocia assassina dei cristiani. È come una spiriti maligni, è con sottile astuzia, infatti, che i demoni distraggono gli uomini dalla venerazione di Dio, convincendoli ad aver fiducia in erbe e radici. E quante donne i cristiani hanno bruciato sui roghi perché raccoglievano erbe e radici per aiutare altre persone. Si manifesta qui una profonda avversione peculiare ai primi cristiani contro la natura, contro ciò che è immanente e terrestre. Taziano si chiede per quale ragione le persone che pongono la loro fiducia nell'efficacia della materia non vogliono affidarsi invece a Dio? Perché Dio è un truffatore, è ovvio. Perché non vai dal Signore più potente e preferisci curarti come un cane con le erbe, come un cervo per mezzo di serpenti, di maiali, così granchiolini, il leone con le scimmie? Perché divinizzi ciò che è terreno? Così, in ultima analisi, l'intera medicina viene ridotta all'opera del demonio, agli spiriti maligni. La scienza medica, con tutti i suoi annessi e connessi, trae origine dalla stessa officina di inganni. Analogamente pensa anche il Tertulliano, che si prende beffe tanto dei medici quanto dei naturalisti, un atteggiamento che si aggirerà in forme spettrali a lungo e in maniera devastante attraverso il Medioevo e molto oltre. Naturalmente Taziano non tiene nessun conto la scienza della natura, come si dovrebbe credere a chi afferma che il sole è una massa infuocata e la luna un corpo celeste come la terra. Queste sono ipotesi controverse e non fatti dimostrati. Sì, come se il macellaio di Sodoma e Gomorra fosse una cosa dimostrata, il terrore dei cristiani una cosa dimostrata. A che giovano mai le ricerche sulla dimensione della Terra, sulla posizione degli astri, sull'orbita del Sole? A niente, giacché a tale attività scientifica si addice solo uno il cui giudizio è la loro legge. Qualsiasi altra motivazione meramente naturale non è più richiesta. Le persone che dal IV secolo cercano la spiegazione geofisica di un terremoto, anziché vederne la causa unicamente nell'ira di Dio, sono segnate da un vescovo di Brescia nella lista degli eretici. Siccome il supremo criterio per l'accettazione di teorie naturalistiche era la loro conciliabilità con la Bibbia, la conoscenza della natura dovette ora ristagnare non solo, ma si abbandonò perfino ciò che da tempo era stato acquisito. Così il prestigio della scienza naturale precipitò nella proporzione inversa con cui saliva la considerazione della Bibbia.
Quello che oggi ha telefonato qui si è spacciato come uno studioso, non come un pezzo di merda che alza roghi per ammazzare la gente e per stuprare i bambini. Ricordatevelo questo. Questo si chiama Storia criminale del cristianesimo di Karl-Heinz Deschner. Andiamo avanti ancora. La teoria della rotazione della Terra e della sua forma sferica risale già ai filosofi pitagorici Ecfanto e Iceta di Siracusa, vissuti nel V secolo a.C., Eratostene di Cirene, il più versatile scrittore dell'ellenismo, tratta nel III secolo come già certa la tesi della rotazione terrestre e della sua forma sferica, altrettanto dicasi di Archimede e di altri studiosi. Anche Aristotele la conobbe, e in seguito lo storico e geografo Strabone, Seneca, Plutarco. Ciò non di meno, la Chiesa cristiana abbandonò questa conoscenza per salvaguardare la storia mosaica della creazione e sostenne le tesi bibliche predicando che la Terra è un disco circondato da mari. Della sua forma sferica, gli studenti europei vennero a conoscenza un millennio dopo che nell'alto Medioevo, nelle università arabe di Spagna, e solo alla fine del Medioevo, si sarebbe ritornati a quella teoria. Lattanzio vilipende la scienza della natura come puro e semplice non senso. Il dottore della Chiesa Ambrogio, bel delinquente, la respinge radicalmente quale attacco alla maestà di Dio. Il problema delle proprietà e della posizione della terra non ha per lui il minimo interesse. Spiega che ciò è irrilevante per l'avvenire. Può bastare di sapere che il testo degli sacri scritti contiene questa osservazione: egli appese la terra sul nulla. Dopodiché Ambrogio liquida una questione analoga replicando: su di ciò basta, come credo l'esternazione del Signore al suo servo Giobbe, quando parlò attraverso una nube. Per contro, il dottore milanese sostiene l'esistenza di parecchi cieli, almeno tre, perché Davide parla di cieli dei cieli e Paolo assicura di essere stato rapito nel terzo cielo. Quale concetto abbia Ambrogio della filosofia della natura? Si evidenzia già dal fatto che afferma in tutta serietà come a contenere sicuramente la filosofia naturale c'è il Vangelo intitolato a Giovanni. Ecco nella motivazione, perché nessun altro oso affermare ha con tanta sublime saggezza scrutato la maestà di Dio, svelandocela in un linguaggio inimitabile. Non fa meraviglia, quindi, che ad Ambrogio appaia inutile anche la filosofia, visto che ha fuorviato i seguaci di Ario, eppure egli stesso ne era stato fortemente influenzato, segnatamente dal neoplatonismo, al punto da plagiarne senza scrupoli il massimo esponente Plotino. E nella sua cristiana dottrina sui doveri dei religiosi, De Officiis Ministrorum, il vescovo Ambrogio ha ricalcato non solo il titolo di Cicerone, ma in sostanza quasi tutto il resto, forma, struttura e perfino l'ordine, il procedimento dimostrativo che egli si limita a cristianizzare. È uno scoppiazzatore di merda. Non è neppure in grado, fatto abbastanza significativo, di organizzare una sua personale deontologia cristiana. Ha bisogno di quella dell'autore pagano e per di più in misura tale da giustificare lo scherno per cui Cicerone sarebbe diventato nelle mani di Ambrogio una specie di padre della Chiesa. Ciò non di meno il suo giudizio sui dialettici è assolutamente negativo, dal momento che condanna senza remissione qualsiasi sapere al di fuori di quello religioso. Forse è molto istruttivo far comprendere una buona volta l'ambito e l'orizzonte mentale dell'uomo, che dopo l'VIII secolo per tutto l'Occidente è considerato, insieme con Girolamo, Agostino e Papa Gregorio, tra i massimi padri della Chiesa. Un padre di cui ancora un teologo cattolico del XX secolo scrive che proprio grazie alla sua vastissima attività letteraria, uno scoppiazzatore senza nessuna dignità morale, più che con la sua azione di politica ecclesiastica, doveva conservare la posteriorità ammirata e riconoscente, la fama del suo nome e il frutto del suo spirito. Questo è Niederruber.
Seguiamo dunque questa celebrità su un terreno di cui è un vero esperto, quello dell'allegoresi. In più, esplichiamo questa sua arte sulla sorta di un libro che passa per il suo capolavoro, in modo che l'accusa di una selezione sleale non possa essere fatta lealmente. Questo è il concetto che avevano i cristiani della scienza, per cui non ci stupisce se non abbiano ammazzato centinaia di persone, alzato roghi, torturato, distrutto persone perché non si costringevano in ginocchio. Ora io invito tutti i cristiani, quando hanno dei dolori, quando hanno delle malattie, di andare da quel lurido assassino che è il loro Dio, dopo che hanno ammazzato chi praticava medicina, dopo che hanno ammazzato chi praticava la scienza medica, e non rompino i coglioni. Invece no, i missionari cristiani rubano la conoscenza delle persone, rubano la conoscenza e la vendono per costringere altre persone in ginocchio in Africa, in America Latina, in Asia, nel modo più squallido, infame, farabutto. Gente come i salesiani, gente come i gesuiti, gente come i francescani, gente come i dominicani hanno massacrato e macellato milioni di persone, giocando sulla scienza che gli aveva dato il loro Dio. In realtà erano i soldi che loro avevano con cui armare eserciti e massacrare le persone. La persona che ha telefonato oggi deve vergognarsi 3 volte. Detto questo, andiamo avanti. Il problema è che quando si afferma qualcosa, io ho sempre detto ai cristiani: io vi posso affrontare in qualsiasi situazione che voi volete, però deve essere una situazione pubblica, un teatro, una conferenza, un posto pubblico dove voi, cari cristiani, facciate la figura di merda quale voi siete in grado di fare, perché voi fate una figura di merda. E siccome avete paura di fare figure di merda, venite a telefonare a questa trasmissione, che è di magia, stregoneria e paganesimo, e che è interna a quello che è la visione della vita e che è rispettosa alla Costituzione della Repubblica Italiana, per provocare, insultare e diffamare. E oggi è stato insultato Giordano Bruno ed è stato insultato Galileo Galilei nel modo più infame, più squallido che sia possibile. Pertanto, cari cristiani, che voi non abbiate nessuna ideologia, che voi non abbiate nessun pensiero, che voi non abbiate nessuna dignità umana, che voi l'unica cosa che sapete fare è stuprare bambini o costringere bambini in ginocchio davanti al vostro Dio assassino. Questa è l'unica cosa che voi avete, siete in grado di fare. Ed è infame che ancora delle persone mandino i loro figli in parrocchia, negli oratori, solo per farsi costringere in ginocchio e poi si stupiscono se vanno a comperarsi l'eroina, o se vanno a far furti, o se vanno a spacciare, o se vogliono solo avere soldi, per cui c'è una visione strana della vita. Questo è il cristianesimo. E il cristianesimo è solo questo. Non è altro che questo. Vediamo un attimino alcune condizioni di questo signore Vittorio Possenti. Tuttavia, dice, intendere la laicità come semplice neutralità a confessionalità risulta una forma privativa e perciò non piena di stato laico. Nel suo concetto compiuto è stato laico quello che non si mostra agnostico rispetto ai propri compiti, che in ultima istanza si riassumono nella difesa e promozione dei diritti dell'uomo, e per questo ne è vivificatore delle tradizioni religiose e filosofiche. Naturalmente Possenti non dice quali sono le tradizioni religiose e filosofiche, perché se le tradizioni religiose che intende Possenti è quello di bruciare vive le persone o di costringere bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, oppure di stuprare bambini, se queste sono le tradizioni, questo non è un compito dello Stato laico. Naturalmente, sicuramente il signor Possenti non ha in mente questo. Sicuramente il signor Possenti ha in mente un'altra cosa, ma quella la vedremo dopo. E per questo scopo supremo sembra opportuno
che esso domandi la collaborazione e vivificazione delle tradizioni religiose e filosofiche. Ciò accadrà meglio quando più sarà possibile trovare sedi istituzionali di collaborazione e di dialogo in cui le varie famiglie spirituali vengono regolarmente consultate in occasione di problemi e progetti di legge di vario interesse. Su questo non c'è nulla da dire. Però il cristianesimo è stupro di bambini. Qual è l'interesse del cristianesimo se non quello di stuprare bambini o di trovarsi nelle migliori condizioni per stuprare bambini? È questo che Possenti dovrebbe dirci. E andiamo ancora avanti. L'attuale forma di Stato laico cerca di creare vincolo sociale attraverso la promessa di garantire ai cittadini crescenti quote di benessere. Ma questa soluzione mostra già da qualche tempo la corda, perché stanno emergendo richieste non eudaimonistiche, ossia non in relazione al benessere, ma in rapporto all'identità. Il futuro Stato laico potrà porsi come Stato della ragione se sarà in grado, fondandosi sui diritti e doveri razionali, di indirizzare la prassi civile verso contenuti determinati espressi dal vincolo sociale e costituzionale e perciò non abbandonati all'arbitrio del singolo. Siamo perfettamente d'accordo sulle affermazioni, ma date queste affermazioni, qual è il succo dove sta mirando Possenti? Che lo Stato religioso, che gli organi religiosi possono stuprare bambini, possono costringere bambini in ginocchio, possono costringere bambini a pregare? E questo naturalmente Possenti non lo dice. Cioè sta rivendicando un diritto della struttura religiosa nei confronti dello Stato, della società civile, senza porre i limiti dell'intervento della struttura religiosa all'interno dello Stato civile. Il rispetto di quello che sono le norme costituzionali e le norme civili è il limite a cui chiunque deve ottemperare. Non è possibile venir meno a quelle che sono le norme dello Stato civile e della Costituzione della Repubblica Italiana. Se Possenti parte dal presupposto che stuprare bambini e costringere bambini in ginocchio a pregare non è un atto di terrorismo nei confronti del sistema sociale, è chiaramente Possenti annulla quello che è l'essenza religiosa del suo manifestarsi e accetta come assoluto la relazione fra Stato e religione. Ma la religione che lui afferma è sempre fondendo sui diritti e doveri dell'uomo, lo Stato laico potrebbe non essere pienamente democratico. In effetti, mentre i diritti e i doveri sono universali, la democrazia non lo è. Ciò significa che è possibile costruire forme di Stato rispettose dei diritti umani anche se esse non fossero completamente democratiche. Il che significa? È possibile fare uno Stato che ti brucia vive le persone anche se lo Stato non è democratico. Quando si dice diritti e doveri, al di là dei diritti e doveri stessi, si inficia quella che è la forma dello Stato. Cioè non me ne frega niente che ci sia uno Stato. L'importante è che noi stabiliamo quali sono i diritti e i doveri. Ma se io stabilisco i diritti e i doveri dal punto di vista di una democrazia allargata, quei diritti e i doveri sono relativi a una democrazia allargata. Se io invece non ho uno Stato a democrazia allargata, ma ho uno Stato diverso da uno Stato a democrazia, posso imporre qualunque diritto e dovere che alla fin fine è funzionale soltanto la struttura che mi controlla lo Stato. In realtà tutto il discorso di quello che è Vittorio Possenti non è altro che la costruzione di una dittatura della religione sullo Stato, dove non è importante l'esistenza di una democrazia, l'importante è stabilire i diritti e i doveri. Se permetti, questa cosa è veramente assurda. Però andiamo avanti oltre. Questo insegna all'università, Cioè non è che sia fuori dal mondo. Nello sfondo si staglia la teologia tomistica della creazione, attenta alle cause seconde e perciò tanto diversa da quelle di Malebranche, per il quale se si è cristiani non si può ammettere che le creature abbiano un'attività e un'efficacia loro proprie. Anzi, se così si sostiene, si sarebbe nel paganesimo. La teologia delle equinate è invece in grado di rispettare l'unità ordinata
e le proprietà delle cose. Questa affermazione ultima non è assolutamente vera, cioè non è vera che la teologia delle quinate è in grado di rispettare l'unità ordinata e la proprietà delle cose, è un falso messo là a buon posto. E ciò che è vero invece è che effettivamente o si è cristiani e allora si toglie dalle cose la loro capacità di agire, la loro capacità di imporre se stessi, oppure si è pagani. In pratica dice che se le creature hanno un'attività e un'efficacia loro proprie, anzi, se così si sostiene, si sarebbe nel paganesimo. Per sostenere che gli oggetti, che gli uomini e gli individui abbiano una loro attività propria nel corso della vita e decidono, si prendono nelle loro mani la responsabilità della loro vita, siano in grado di rispettare il dettato costituzionale, si può essere solo che pagani. Altrimenti, al dettato costituzionale, che è la fine di una trasformazione che ha avuto il sistema sociale, si sovrappone l'obbedienza alla religione, in questo caso alla religione cattolica, alla religione cristiana, che è in netto contrasto con il dettato costituzionale. Tant'è che i preti stanno stuprando bambini e rivendicano il diritto di farlo, che è una cosa veramente ignominiosa. Bene, concludiamo con un'altra frase sempre di questo signor Possenti. Ovunque il Dio cristiano è pensato come il Dio dell'essere e dell'agire e non come un principio impersonale, ed il cristianesimo come religione di salvezza e di fratellanza. Lì ugualmente l'idea di una trasformazione di rapporti sociali deviati, di una loro correzione critica, è interna alla fede cristiana. La propensione dell'agire intramondano del credente trova la sua origine nei comandamenti di Dio, i quali costituiscono, in virtù della differenza di potenziale verificabile fra il loro contenuto e l'esistenza storica individuale e sociale, la rappresentazione di un diffalco e una spinta perenne per il suo superamento. L'incoraggio trascendentale dei comandamenti e dell'etica conduce il cristiano a non adattarsi al mondo, a non contentarsi soltanto di una visione teoretica come può essere quella di alcune religioni orientali, che talvolta si solidifica nel paradigma immutabile delle caste. In realtà, qual è che sta portando avanti il discorso Possenti? È l'uguaglianza in ginocchio davanti al Dio padrone che fa quel cazzo che vuole a tutti gli esseri umani, pertanto il suo rappresentante fa quel cavolo che vuole a tutti gli esseri umani, e tutti gli esseri umani in ginocchio davanti al Dio padrone sono uguali perché sono ugualmente in ginocchio. Per cui il rappresentante del Dio padrone mantiene gli esseri umani in ginocchio e nel tenerli in ginocchio li costringe ad agire come lui vuole, cioè li può massacrare. Il Dio padrone è un oggetto che si sottrae dall'essere un soggetto di diritto e ha il diritto di sottrarre tutti gli esseri umani dei loro diritti, perché gli esseri umani in ginocchio davanti al Dio padrone non hanno diritti. E questa è la più grande perversione di infamia che si possa pensare. Ebbene, l'ultima chicca che io vi do è questa qua. Sappiamo, sempre da Possenti, sappiamo quanto la questione della laicità sia dipendente dal passo evangelico «date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Una interpretazione immediata vi legge che non solo occorre demarcare i confini fra Dio e Cesare, spesso il brano è inteso così, ossia come regno di una separazione reciproca, ma che occorre dare. Il semplice risuonare di tale verbo cambia la prospettiva, suggerendo di intendere che cosa sia da dare. Non dobbiamo impegnarci a dare alla società, a Cesare, quanto le è necessario: giustizia, pace, diritti, amore. Il dare a Cesare è qualcosa di grande e di necessario, ma Cesare non è Dio. Cesare può essere patria temporale, ma non è patria definitiva per alcun uomo. In pratica c'è la negazione da parte del cristiano del dettato costituzionale.
c'è la negazione da parte del cristiano di riconoscere la società civile come ente giuridico fondante alla quale il cristiano si deve sottomettere. C'è la negazione di tutti quelli che sono i principi laici, c'è la negazione di tutti quelli che sono i diritti dell'uomo, della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, c'è la negazione della nostra Carta Costituzionale. Questo è Possenti Vittorio, docente di filosofia all'Università di Venezia. Vi ho detto soltanto quattro passi, ma penso che siano più che sufficienti per riuscire a capire qual è la visione del cristiano e il disprezzo che ha il cristiano per il sistema sociale. Cioè il sistema sociale non esiste come ente in se stesso, ma deve essere sottomesso all'autorità di un assassino, di un delinquente, di uno che ti rende uguali in ginocchio davanti a lui. Quando vuole, in qualsiasi momento. Bene, questa è la visione della vita e la visione degli uomini. Ebbene, prendiamoci un attimino qualche notiziola dalla rassegna stampa che abbiamo sempre lasciato indietro, no? Voi sapete che un altro vescovo in questi giorni, un vescovo di Los Angeles, è stato denunciato. Il vescovo di Los Angeles avrebbe protetto un prete pedofilo. Con queste accuse l'arcivescovo di Los Angeles, cardinale Roger Mahoney, è stato denunciato alla magistratura americana. Noi abbiamo letto prima il passo di Possenti, in cui non gliene frega niente la società civile. La società civile deve sottomettersi alla visione di Dio. Bene, questi sono i comportamenti che questo comporta. Sempre dalla Repubblica del 22 maggio 2002 abbiamo che il cardinale Giordano è stato condannato in questo caso per abusi edilizi. Condannati per abuso edilizi il cardinale Michele Giordano, arcivescovo di Napoli, e i nipoti Angelo Rosario e Giambattista, il porporato è Angelo Rosario, sono stati condannati a 4 mesi e 15 giorni di arresto e al pagamento di 7.000 euro. A Giambattista Giordano 5 mesi di reclusione e sospensione della pena. Il processo riguarda il restauro di un palazzo delle opere di religione, ente della curia napoletana. Come vedete si sottraggono dalla legge e quando hanno anche amicizie influenti fanno quel cazzo che vogliono. Naturalmente questo si chiama terrorismo, questo modo di agire è un atto di devastazione per quello che è il sistema sociale nel quale viviamo. Vediamo, pedofilia suicida prete americano, questo è del 18 maggio 2002. Washington, un secondo prete cattolico americano si è tolto la vita in seguito alle accuse di abusi sessuali a danno di ragazzi. È il reverendo Alfred Bietgorf, di 64 anni, trovato ieri impiccato in una stanza a St. Louis Institute a Washington, struttura specializzata nella cura dei problemi psicologici dei preti, compresi gli abusi sessuali. Bene, abbiamo ancora questo, Spagna, dalla Repubblica del 21 maggio 2002. La Chiesa gioca in borsa e perde più di 2 milioni di euro, cioè circa 4 miliardi di lire. Naturalmente l'8 per 1000 dopo lo pagate voi. Schiavitù, l'affare del secolo. E questo è uno dei motivi per cui la Chiesa cattolica sta facendo una feroce campagna contro l'aborto, una feroce campagna contro la pillola, una feroce campagna contro i preservativi, una feroce campagna contro gli uomini che chiedono libertà e giustizia. Schiavitù, l'affare del secolo, 700.000 vittime all'anno, ogni 12 mesi 50.000 ragazzi deportati sui marciapiedi degli USA. Anche l'Italia sul banco degli imputati, azione blanda contro gli sfruttatori. Bene, e la Chiesa Cattolica intende trafficare in schiavi e per questo continua a fare una guerra feroce contro l'aborto, contro la pillola, contro le donne in generale. USA, 16 maggio 2002, il Gazzettino, spara al sacerdote che lo aveva insidiato. È il primo caso di violenza contro un prete pedofilo da quando la Chiesa Cattolica è stata travolta dagli scandali degli abusi sessuali di preti su giovani vittime. Baltimora, un 26enne molestato 10 anni fa dal parroco della chiesa dove andava a catechismo,
Gli ha sparato 3 colpi di rivoltella ferendolo in modo grave. Ora sono in molti a tremare per la paura di nuove rappresaglie. Forse proprio il polverone sollevato negli ultimi tempi attorno ai casi di pedofilia delle sacrestie americane, forse un trauma mai superato e soprattutto la rabbia per la mancata ammissione di colpa, hanno armato la mano di Donty Stock. Questo è dal Gazzettino del 16. Dal 16-5-2002, Vicenza, prete abusò di lei e il vescovo chiese scusa. Il vescovo Nones si deve vergognare perché lui è un complice diretto di stupratore di bambini. Inutile che lui chieda scusa. Lo chiede scusa perché? Perché il prete che l'ha violentata è morto. Faccia giustizia invece tutti i preti che in questo momento stanno stuprando. È veramente vergognoso che un criminale del genere sia ancora a piede libero. E sto parlando del vescovo Nones di Vicenza. Prete pedofilo, ecco qua, Nones ha incontrato la signora che da bambina fu vittima delle violenze e le altre migliaia di vittime fatte da Nones e dalla sua banda di assassini. Usa agguato al pedofilo, chi è richietto stuprato 9 anni fa si vendica con 2 colpi di pistola. È ancora l'articolo di prima preso però dalla Repubblica. La Repubblica mette in luce anche quadri di manifestazioni che sono in corso negli Stati Uniti contro la pedofilia della Chiesa. Bene, questo è il risultato di una struttura di pensiero, di una struttura ideologica ben precisa e che è ben conosciuta dai magistrati. Se i magistrati questa struttura di pensiero, questo modo di agire, la conoscono perfettamente, soltanto che non gliene frega niente. I bambini cosa sono? Mica votano, mica chiedono giustizia, mica devono rompere i coglioni. Pertanto non gliene fotte un cazzo a nessuno. Il problema è che dopo qualche imbecille viene da me a dirmi, sai, gli zingari mi sono venuti in casa gli albanesi, c'era il drogato che mi rompeva i coglioni. Sì, pezzo di merda, ma tu dove stavi mentre stavano stuprando bambini? Dove cazzo stavi? Tu, quando le persone chiedevano giustizia, dove stavi? Qual è il tuo contributo che hai dato alla vita? Ah, ti lamenti? Ti lamenti perché il drogato ti ha borseggiato? Oh, poverino, ma tu dove cazzo stavi? Pensi di avere dei diritti? Davanti a una società che viene distrutta, che viene diffamata, infamata. Bene, tutto questo è la necessità e la rinascita del paganesimo politeista. E non abbiamo nessuna altra possibilità. La fame è la condanna di 150 milioni di bambini. No, la condanna di 150 milioni di bambini è di tutte quelle persone che li mantengono affamati. Perché se avessero fame sarebbero morti. Ma ci sono delle persone che le mantengono come affamati in modo di avere carne da lavoro, carne da macello e carne da vendere. Questo è il vero dramma della vita. Chiesa e morale. Ok, ma poi si sceglie. È il nuovo atteggiamento che c'è qui anche nel nord-est. In fondo a noi che cazzo se ne frega della Chiesa? A noi ci basta stare come stiamo. Il problema è che la Chiesa sta perdendo sempre di più, ogni giorno che passa, sempre più aderenti e sempre più seguaci. E il problema della Chiesa è che questi li va a recuperare nei paesi poveri, nei paesi del terzo mondo, dove qualcosa bisogna pur mangiare. Riflettiamoci, signori miei, e quando abbiamo un fenomeno, io in tutti i corsi di stregoneria che faccio, nel corso diciamo così, che sto facendo, è quello che cerco di far spiegare, fra le altre cose, è che un fenomeno, un'azione, non sono a sé stanti, ma provengono da un insieme. E quando quell'azione è fatta, c'è un insieme che si ristruttura su quell'azione. Pertanto cercate di guardare sempre il mondo nel suo insieme. Noi non siamo oggetti separati dal mondo, non siamo un'altra cosa o una cosa diversa. Per cui tutto ciò che succede in questo mondo tocca anche noi, sia direttamente e indirettamente. E noi non potremmo mai dire cosa io c'entro. Ognuno di noi c'entra nelle sue cose. E la mancanza di conoscenza, la mancanza di consapevolezza porta le persone a non vedere cosa succede davanti a loro o per loro. Pertanto ricordatevi sempre,
la vita e la conoscenza sono importanti. 049 700 700 049 700 838. E questo è Radio Gamma. Pronto? Paolo, ciao. Ciao. Sì, ti sento. Dimmi. Dicevo che per quanto riguarda la matematica che dicevi prima, coloro che hanno bloccato la matematica a un certo punto sono stati proprio loro. Spiego? Sì. I cosiddetti della religione, tutte le religioni rivelate hanno respinto lo zero matematico, una delle tante, per esempio l'ebraica, fino all'anno 1100. Perché era blasfemo, lo zero matematico per loro non doveva esistere. E la storia dello zero è molto lunga e grande, tu lo sai. Io sto così, leggendo dei libri che forse non sono all'altezza neanche di leggerli, però riesco a captare qualcosa globalmente. Ti dico, veramente interessanti, perché ti spiegano la storia della numerologia, così diciamo, a livello mondiale, storico, così. E purtroppo quelli delle religioni rivelate hanno respinto lo zero finché hanno potuto, perché creava scompiglio, perché era blasfemo, perché non so. Certo. E l'unico peccato è che hanno usato gli acquedotti romani, sì, che erano costruiti attraverso il calcolo matematico, esatto, e fino a distruggerli in tutto il Medioevo. Ecco, scusati, ma guarda, specialmente oggi quando ho sentito certe affermazioni veramente fremevo dentro il cuore, sussultava il mio cuore, perché non so come si possa, di fronte a un qualcosa di tangibile, così di scientifico, respingerlo ancora, continuando nei nostri anni 2000, respingere delle realtà, perché non parlo di verità, ma parlo di realtà matematiche che ci circondano, che vivono assieme a noi altri, ancora loro vogliono respingere questo. No, quindi, vogliono ridurlo al meccanicismo. Certo, certo. Ma quello che soprattutto non tollero è che il loro Dio dice: chi non è con me è contro di me. Tu pensa a questa frase, è tremenda, eh? Allora io ti metto qua, ti metto qui disgraziato e ti faccio vedere che ti salva. Ma guarda la soddisfazione a livello logico, diciamo, di questo essere che ha la capacità di metterti qui come un handicappato e di dirti: adesso inginocchiati che ti salvo. Ma pensa alla soddisfazione a livello nostro, così, di ragionamento molto semplice. Mm-hmm. Ma quanto bravo deve essere uno che ha la potenza inaudita di dire: adesso di te faccio quello che voglio. Niente, ti lascio con questo, perché veramente più vado avanti e più mi accorgo veramente che no, quando dicono: ma loro sono così, ma la religione, è proprio la religione che è sbagliata, non è che siano loro sì, sono vittime di una mente perversa, e io non so neanche come spiegarmi. Ti saluto e ti ringrazio. Ciao. Sì, ma in effetti è vero, cioè, il cristianesimo è solo perversione, cioè, è perversione e superstizione. Non esiste nessuna ragione logica all'interno del cristianesimo e nessuna affermazione che abbia un minimo di razionalità, ma nel modo più assoluto non esiste nessuna, perché quando si sottrae l'essere umano da se stesso per farlo diventare parte di un insieme diverso, un insieme sottomesso, non esiste nel cristianesimo nessuna giustificazione, e mi meraviglio. Pronto? Pronto? E mi meraviglio che ancora oggi il cristianesimo abbia ancora queste aderenze che ha acquisito attraverso lo stupro di bambini, attraverso la violenza, attraverso imposizioni, ma di una violenza spaventosa. Ebbene, questa violenza non è che è fine a se stessa, non è che tanto quella volta sì, ha fatto violenza, se quella volta fece violenza. In realtà questa violenza si ripercuote per tutta la vita di una persona,
e viene ad inquinare l'intero sistema sociale in tutte le sue manifestazioni. Per cui è un delitto assoluto, il maggiore dei delitti, quelli fatti nei confronti della vita, perché dopo le persone si trasformano, le persone crescono, le persone diventano se stesse, e cosa si trovano davanti a loro? Soltanto la disperazione che queste, a cui queste persone sono state obbligate, e trovano l'unico sfogo della propria energia è quella di creare disperazione in altre persone. Ed è veramente una vergogna tutto questo, cioè veramente è una vergogna il fatto che in questo paese il cristianesimo non sia soggetto alle religioni di Stato, alla nostra Costituzione, cioè che si pensi ancora come una cosa separata da essa. E io so benissimo che ci sono giuristi e ci sono situazioni che stanno tentando di riportare la cosa all'ordine. So perfettamente che esiste questo, è un processo lungo, cioè è un processo che si manifesterà nelle generazioni, ma perché questo processo all'interno delle generazioni abbia un fine positivo, cioè abbia la capacità di essere vincente, è necessario che molte persone facciano la guardia, siano dei guardiani rispetto alla vita e rispetto alle considerazioni. Perché quando finisce questa generazione, quando finisce questa situazione sociale, quando finisce questa situazione politica, è possibile che il cristianesimo ritorni con altrettanta ferocia, con altrettanta mattanza. Perché il cristianesimo non ha mai rimosso dalla sua struttura l'orrore, la morte, lo stragismo, l'infamia con cui si è macchiato in tutta la sua storia e che stanno alla base, sono il prodotto della sua dottrina, sono la manifestazione di quello che è il suo credo religioso, e questo non è mai stato rimosso. Per cui il cristianesimo è orrore e morte che ha portato fin dal secondo o terzo secolo dopo Cristo fino ad oggi, e ogni singolo cristiano è responsabile di tutto questo orrore. Ogni singolo cristiano porta sulle sue spalle il peso di questo orrore, perché nel singolo cristiano noi possiamo vedere soltanto il respiro di libertà, cioè tutte quelle persone che magari si consideravano se stesse cristiane, ma che comunque vedevano tutta una serie di contraddizioni nella manifestazione del cristianesimo fra la dottrina cristiana e il loro personale sentire cristiano, e cercavano di modificare la storia. Cioè, chiaramente in quelle persone, avvertendo il respiro di libertà, noi le assolviamo, perché hanno pagato un loro personale contributo al sistema sociale, hanno allargato e ampliato i confini della libertà sociale, per cui davanti a loro noi omaggiamo al di là della loro credenza. Ma il cristianesimo è esattamente orrore e morte, è distruzione, saccheggio, devastazione, annientamento degli uomini. Ma non è solo annientamento degli uomini perché ha fatto i campi di sterminio, ha portato sulla scena della storia, l'unica novità che ha portato il cristianesimo sono i campi di sterminio, ma è orrore e morte per l'azione nei confronti del singolo individuo che ha fatto al fine di mettere in ginocchio davanti al suo Dio assassino e a costringerlo a credere nella provvidenza, a credere nell'intervento di Dio, a pregare per invocare. Questo è l'orrore e morte del cristianesimo, che non ha agito semplicemente sulla persona adulta dicendo io credo in questo, io per me questo è vero, tu in cosa credi, o io ti convinco a credere nella mia fede, ma ha preso i bambini e li ha costretti a credere con la violenza, con una violenza che è immane, che è assoluta, che è totale nei confronti di persone che non potevano discriminare. Noi come pagani politeisti, che sappiamo perfettamente che non esiste nessuna volontà creatrice all'inizio dell'universo, e sappiamo che il presente, attraverso le sue trasformazioni, va a costruire la coscienza universale. Pertanto bisogna essere nelle migliori condizioni per affrontare il presente, sia fisiche che psichiche, che morali, che etiche. E che questo è anche il nostro dovere come persone civili nei confronti della nostra Costituzione. Non possiamo far altro che censurare il cristianesimo come un'organizzazione di terrorismo, come un'organizzazione infame, come un'organizzazione di assassini. E non possiamo fare diversamente, perché le leggi di questo Stato è questo che dicono, e il comportamento civile è questo che viene indicato. Certo, so benissimo che il prete fa dire sì, sai, io credo in Dio, tu mettiti in ginocchio perché ho il diritto di metterti in ginocchio. È chiaro che il truffatore cerca sempre di venderti per buona la sua truffa, ma sempre truffa si chiama.
E truffa si chiama anche quando la truffa è andata in porto. Cioè, se il truffatore truffa una persona e la truffa gli va bene, non è che fatta la truffa, lasciato l'inganno e ce lo dimentichiamo, chi ha avuto avuto, chi ha dato dato. No, col cavolo. Sempre un delitto era. Sempre una variazione delle leggi era. Pertanto, quando il cristianesimo costringe le persone a credere in un trascendente che non esiste e lo costringe a supplicare e a pregare, ha sempre truffato le persone e ha usato violenza nei confronti delle persone. E non è che chi ha avuto, chi ha dato, scordiamoci il passato, col cazzo! I delitti si pagano e ogni singolo cristiano li paga. Non prendo più le telefonate, per cui c'ho Stefano. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Questa trasmissione è Magia, Stronneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Grazie a tutti per l'ascolto, ciao, ci risentiamo giovedì prossimo.